a tutti ragazzi, penso che questo video sono io, ma nello sferamento c'è il telefono mio perché devo leggere i giocatori che erano giocato nel Cagliari, che non mi ricordo perché quest'oggi ci sono le pagelle, ok? Rafael, voto 6, anzi 6 e mezzo, perché comunque ha fatto una buona prestazione, ci ha salvato in molte occasioni, gli davo un 7 se non subiva quel gol e ci faceva rimanere a reti inviolate, però così non è successo, quindi un bel 6 e mezzo se lo porta a casa. Pisacane, voto 6 e mezzo, anche lui. Perché non gli ho dato 7? Perché in qualche situazione ha sbagliato anche lui, però ne ha compreso una buona partita e ci ha regalato il gol della vittoria. Poi Andreoli, voto 6, non mi è piaciuto tanto, però è stato bravo in difesa, a parte qualche incertezza anche lui in fase difensiva. Romagna, voto 6. Gli do questo 6 perché comunque è stato coraggioso, ha giocato con la benda in testa perché si era fatto male nella partita contro il Torino e comunque lui è stato coraggioso. Non andava tanto bene nei duelli aerei perché purtroppo c'era questa benda in testa che si era fatto male, quindi un bel 6 glielo do a Romagna. Pagliacci, voto 7, ha fatto una prestazione fantastica, a dire poco. Ha sbagliato qualcosina, ma da un giovane come lui ci si aspetta sempre. Quindi, buonissima prestazione. Ha messo tanti bei assist. Quindi, voto 7. Faragò, voto 6 e mezzo. Ha fatto l'assist per Cherry e ha fatto anche l'assist per Pisacane. Veramente un Faragò molto bravo. In tante situazioni, però, si è fatto portare un po' dall'incertezza e non sapeva a chi passare, la perdeva. Quindi voto 6 e mezzo, molto bravo. Cigarini, voto 5 e mezzo. Non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto. Io continuo a dire che è meglio Bradaric. Purtroppo sbaglia tanti passaggi. Guarda, gli ho dato questo 5 e mezzo solo perché Cagliari ha vinto 2-1. De Sena, stesso voto, 5 e mezzo. Non mi piace, fa certi passaggi schifosi, a dire poco. Pietosi, la passa male e poi non tira, cioè questo non tira mai. Barella, voto 6. Barella invece è stato un po' altalenante, ma comunque buono nei passaggi e si è anche sacrificato molte volte, quindi buona la sua prestazione. Cherry, migliore in campo, 7 e mezzo, ha fatto veramente la partita giusta. È entrato al posto di Pavoletti e ha preso in mano la squadra, ha fatto tante sponde, tanti passaggi molto buoni. Questo deve fare lui perché lui comunque è un giocatore alto, quindi deve fare queste sponde e far segnare gli altri. E ha anche segnato, quindi un 7 e mezzo non glielo leva nessuno. Ultimo, Diego Farias, perché poi il voto agli altri che sono entrati dopo no, non glielo do. Glielo do solo a quelli che sono entrati all'inizio. Farias, voto 6 e mezzo. Bravo, bravo. Farias, dopo il gol con Frosinone, ha anche cercato il gol contro il Chievo, ma gliel'ha parato al portiere. Tutto sommato una buona prestazione. E quindi, bene, bene, bene. Mi raccomando, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Queste erano le mie pagelle su Chievo, Cagliari, sui giocatori del Cagliari. Bella a tutti.